Se volete comprare giochi a bassissimo costo, passate nel link in descrizione su istangaming.com. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi parleremo un po' del DLC natalizio. Uscirà, non uscirà, ci sarà per Play 3, non ci sarà per Play 3. Cosa potrebbe portarci, quali saranno le novità. E quindi ragazzi, prima di iniziare questo video vi invito a passare nel canale di Azor il grafico che mi ha fatto questa stupenda intro che ho caricato prima e che userò nei prossimi video. Quindi ragazzi, link in descrizione di Azor, iscrivetevi perché è veramente un grafico che merita un casino. E ora ragazzi passiamo al video. Allora ragazzi, voi mi state chiedendo in tantissimi: Alex, ma sai per caso se uscirà la neve su PlayStation 3, DLC natalizi eccetera eccetera? Ragazzi, vi rispondo subito, anche se non sono accuse ufficiali, sono accuse che partono da me ma non dalla Rockstar, perché non lavoro alla Rockstar, quindi sono ipotesi mie, diciamo così. Ragazzi, su PlayStation 3 non so proprio se usciranno DLC natalizi, a meno che non mettono solo la neve, perché ragazzi hanno detto che non faranno più uscire aggiornamenti per PlayStation 3. Infatti la Rockstar sta mantenendo questa accusa, a parte quella patch là per sistemare i mod menu, però ragazzi penso che con la neve, diciamo, la potrebbero mettere. Non è un'accusa aggiunta nel DLC, ma è un'accusa che mettono loro praticamente al momento, che dovrebbe rimanere per due o un giorno massimo. O mi ricordo che l'anno scorso la misero anche il 31, non mi ricordo questa cosa qui, ma la misero anche il 31 se non mi sbaglio. Penso che potrebbero fare la stessa cosa oppure lasciarla solamente il 25 dicembre. Lo so che tutti voi volete che la mettono più giorni, ma diciamo che la Rockstar è tirchia, diciamo, di questo fatto e la mette solamente un giorno, quindi palle di neve eccetera eccetera. Non so se metteranno veicoli nuovi su PlayStation 3, perché comunque è veramente piena nel senso di aggiornamenti, non riesce più a reggere niente. Infatti l'anno scorso ancora non erano usciti Rapine e Gotten Games parte 1 e parte 2. Adesso secondo me, siccome hanno messo quelle cose, si è riempito di più, non ci sarà neanche lo spazio di mettere un aggiornamento di Natale, ma almeno la neve sì, spero almeno quello, perché è brutto, veramente brutto, che la Rockstar abbia abbandonato così i giocatori di Old Gen, che comunque il gioco è uscito là. Sta sempre più gente su Old Gen che su Next Gen, e la Rockstar comunque doveva continuare, almeno per pochissimo, diciamo così, a mettere altri contenuti, anche piccoli, minori, ma altri contenuti. Quindi ragazzi, non so se metteranno roba natalizie, le stesse cose che hanno messo l'anno scorso, eccetera, eccetera. Veramente non ne ho idea, perché non so cosa ha intenzione di fare la Rockstar, ma spero che la neve comunque la metta, perché non è nulla di pesante, ma solamente cambia l'atmosfera, nevica, eccetera eccetera, e la gente si diverte veramente tanto. Infatti cercherò di registrarvi anche un video quando la metteranno su Play 4, perché verrà qualcosa di veramente epico. E ora ragazzi parliamo invece dell'aggiornamento su PlayStation 4 e Xbox One, eccetera eccetera, e computer. Perché ragazzi, sicuramente ci sarà ovviamente la neve per PlayStation 4, non si sa il giorno, ma penso come sulla 3 se la mettono. Poi ragazzi, sicuramente ci saranno la vasta scelta di completi eccetera eccetera, Babbo Natale, il completo tipo Pazzo di Neve, Renna eccetera eccetera, sicuramente. Ma quest'anno ovviamente ci saranno sicuro nuovi vestiti, anche nuove armi spero, e nuovi veicoli. Perché ragazzi, l'anno scorso, non so se vi ricordate, ma la Rockstar aveva sbloccato, aveva rilasciato il lanciarazzi a ricerca e le mine di prossimità, ragazzi, non so se vi ricordate. E quest'anno sicuramente farà la stessa cosa, cioè che rilascerà armi nuove, spero più di una. E poi ragazzi, l'anno scorso c'erano state anche le macchine dei quattro nuovi veicoli, se non mi sbaglio, di Natale che avevano messo lì. Spero che quest'anno la Rockstar metta delle lowrider, diciamo, a tema natalizio, come ha fatto con Halloween, ragazzi. Ma penso che lo farà, perché non gli costa nulla comunque. Poi ragazzi, sicuramente ci saranno delle nuove modalità di competizione, perché gira voce che si potrebbero uscire delle modalità di competizione simile allo slasher eccetera eccetera, e gira anche voce che ci potrebbe essere la personalizzazione degli appartamenti su GTA Online. Quindi spero che veramente metta questa cosa, perché è una cosa veramente bella. E poi ragazzi, l'anno scorso misero anche le decorazioni nel paese, non so se vi ricordate, c'era l'albero di Natale al centro di Los Santos, e poi in ogni appartamento, quello da
che costa un sacco di soldi, misero l'albero di Natale con i regali. Quindi sicuramente quest'anno farà la stessa cosa, ma magari arricchendo un po' di più l'ambiente natalizio, diciamo così. E quindi ragazzi, questo è tutto, penso di avervi detto tutto. Spero che per la PlayStation 3 esca qualcosa, perché non si abbandonano così le console, anche se non regge più, ma almeno la neve mettetela, ovviamente. Ragazzi, superiamo i 100 like, commentate e condividete questo video. Vi ricordo che c'è anche il contest che è ancora aperto. Andate a partecipare, perché sta veramente un sacco di gente che ha partecipato e vi ringrazio. Commentate questo video, ditemi cosa ne pensate di questo aggiornamento natalizio e se voi sperate che esca qualcosa per la PlayStation 3 e Xbox 360. Iscrivetevi al canale, lasciate un like sulla pagina di Facebook e seguitemi anche su Instagram, link tutto in descrizione ragazzi, ovviamente. Passate anche dal canale di Alzor, il grafico che mi ha fatto questa bellissima intro. Se volete comprare giochi a bassissimo costo, link in descrizione su instantgaming.com, giochi per il computer veramente a bassissimo costo. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.